Sindaca Letran, siamo è un bilancio un po' di fine mandato, 5 anni come ne parlavamo prima con proprio quel suo assessore, 5 anni tra i più difficoltosi nella storia delle amministrazioni comunali, ecco, nonostante tutto si è riusciti e come mi parlavano addirittura si è aumentato anche il numero di presenze nel teatro di Monfalcone che comunque è stretto tra Trieste e Udine e non solo. Sì, è stata una soddisfazione per noi notare che il nostro pubblico affezionato si è arricchito di altre persone che si sono avvicinate, hanno apprezzato la stagione di prosa moltissimo e si sono avvicinati alla musica. Devo dire che ci siamo veramente spremuti le meningi per trovare le soluzioni, per abbattere i costi, per tenere veramente vivo l'interesse del teatro anche tra i più giovani, quindi con gli interventi nelle scuole, con tutte delle iniziative che ci hanno aiutato ad avere un bel pubblico di persone che appunto hanno deciso, nonostante la crisi, nonostante il fatto che qualche taglio ai bilanci familiari si è fatto, hanno deciso però di spendere un po' in cultura. Senta, lei pensa che adesso non esistendo più le tabelle, ma esistendo invece il discorso della programmazione triennale, chi ha più capacità di investire in futuro pensa che potrà essere premiato di più rispetto a prima, dove si era un po' vincolati a tu hai questo e io non ho niente? Ah, io credo che la qualità è quella che deve guidare un po' le scelte di chi governa la politica culturale. Bisogna stare molto attenti a non perdere dei patrimoni che si sono costruiti di affezione al teatro e alla cultura in generale, trovando però delle soluzioni che siano assolutamente equilibrate anche dal punto di vista appunto delle risorse che non possono essere più spese a pioggia, devono essere comunque calibrate rispetto a quello che poi effettivamente è la ricaduta. Senta, visto che soltanto chi non lavora non fa errori, quali sono magari quegli errori che lei pensa di aver fatto in questi 5 anni? Perché non è semplice quando la coperta è cortissima e leggerissima. Ma devo dire che noi abbiamo perso un po', così, un po' la grinta che avevamo rispetto alla nostra galleria espositiva, cioè parlando di cultura in tempo in senso generale. Sul teatro forse avremmo potuto usare un po' di più, ma è vero anche che sul teatro avevamo appunto la necessità di tener botta con delle risorse più risicate. Credo che le soluzioni che abbiamo cercato di mettere in pista, appunto di innovative rispetto soprattutto all'affezione dei giovani al teatro, siano stati positivi. Ovviamente si può sempre migliorare, essere un po' più, io penso che potremmo essere anche un po', osare un po' di più forse. Ma io abito a Padova. Ah, ok, quasi a metà strada. Quindi a metà strada, ok. Prima sono andato a